Salve a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, sono MrCap17 e oggi siamo qui, di nuovo tornati su Formula 1 2016 nel Gran Premio di Russia a Sochi e qui ho completato tutte le sfide, sì, ce l'ho fatta a completare anche la gestione gomme che l'avevo sempre saltata quando avevo fatto le live negli scorsi Gran Premi, sono riuscito a imparare a farla e finalmente posso completare tutto il programma delle prove libere. Come vedete sono in prova libera 2 perché quando provavo a fare il ritmo qualifica, che era l'ultimo step che mi mancava delle prove libere, alla curva velocissima, quella tutta sulla sinistra, mi sono andato a schiantare con la ruota a sinistra e poi ovviamente sono andato a muro anche con la ruota a destra e quindi tutte e due le ruote si sono frantumate ed è arrivato il ritiro, quindi sono dovuto andare a fare la prova libera 2. Adesso torno in pista perché non l'ho fatto prima, proprio per poter iniziare il video, e adesso torniamo, vai a qualifiche, e passiamo alle qualifiche, signori. Io non vi sono stato a mostrare le prove libere, perché dura veramente parecchio, e come gameplay di Formula 1 voglio portarvi solamente una rapida occhiata alla classifica alla fine di questa sessione. Il miglior giro della qualifica e la gara, ovviamente. Quindi, signori, ci vediamo subito nel miglior giro di qualifica e poi in gara. Abbiamo fatto un ottimo giro, vediamo come chiudiamo il primo giro di qualifica. Sochi, Martini è in pole position, 1:40.521, ma possiamo sicuramente migliorarci. Ottimo, qui l'abbiamo fatta molto meglio, molto meglio, molto meglio. Ci stiamo migliorando di parecchio, quasi mezzo secondo. Ancora fucsia. Ancora fucsia. Ancora fucsia. Più di mezzo secondo di miglioramento per la Manor, questo Gran Premio di Sochi. Il nostro Gran Premio di casa, fra l'altro, perché la mano è russa. E quindi dobbiamo dare il massimo nel nostro Gran Premio. Ok, Verlaine è il decimo. Vediamo se riusciamo a migliorarci ancora di parecchio. Però è pole position con difficoltà esperto, quindi molto più alta degli ultimi Gran Premi. E miglioriamo 1:40.238. E adesso torniamo ai box. Allora, non ce l'abbiamo fatta di uno, ragazzi, di uno, per migliorare il peso telaio fondo piatto posteriore. Cioè veramente una presa per il culo. Abbiamo quasi raggiunto la rivalità con Vettel. Ok, mi devo ricordare ragazzi che adesso abbiamo la partenza manuale e non automatica, quindi è molto più difficile e dobbiamo stare attenti a non fare la falsa partenza, se no ci toccherà fare il drive thru e ormai dire addio alla corsa. Buon pomeriggio da Sochi, dove sta per partire il Gran Premio di Russia. La battaglia per il titolo è ancora lunga, ma possiamo aspettarci una lotta senza quartiere su questo circuito che ha fatto il suo debutto nel 2014 e ha tutto il necessario per diventare un classico. Costruita lungo le sponde del Mar Nero, la pista di Sochi è lunga 5,8 km e attraversa alcune delle strutture costruite per i giochi olimpici invernali del 2014. La vicinanza delle barriere rende i sorpassi più insidiosi, ma considerato che il 56% del circuito viene affrontato alla massima velocità, non ci annoieremo di certo. Un'arena degna della lotta per la vetta delle corse.
E a condurvi lungo questa gara insieme a me c'è niente meno che Luca Filippi. Il primo anno questo circuito non partì proprio col piede giusto, ma poi ha cominciato ad attirare un pubblico maggiore e ora è un evento molto importante. Secondo te che cosa è cambiato? Credo che questo dimostri quanto sia importante risolvere i problemi non appena si manifestano. Visto che nel 2014 questa pista era un'incognita, tutti sono andati sul sicuro con le gomme e le strategie sono diventate molto simili dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Ma i team hanno fatto tesoro di quell'esperienza e l'anno successivo abbiamo assistito ad un gran premio emozionante con una battaglia per il podio che si è protratta fino all'ultimo giro. Spero che quest'anno la gara sarà altrettanto spettacolare. Dovresti avere parecchio spazio in entrata alla prima curva, quindi cerca di prenderla pulita. Ok. E ora analizziamo la griglia di partenza. Grazie al giro perfetto di ieri, Kimi... Ci siamo signori, Raikkonen ha strappato la pole position sorprendendo me e Verstappen. Verstappen è secondo. Ah, partenza così e così. Partenza così e così. Attenzione al gruppo di dietro. Attenzione alle collision. Proviamo all'interno. Hamilton ci prova pure lui. Vediamo. Ottima Raikkonen. Raikkonen viene risucchiato. Dai primi tre della qualifica erano stati sempre noi, Verstappen, Hamilton e me. E siamo all'interno di Hamilton. Sorpasso spettacolare, signori, sorpasso spettacolare. Dobbiamo stare attenti perché questo circuito ha le barriere, quindi un minimo contatto ci porterebbe via la ruota in maniera davvero molto importante. Verstappen ha già giù il piede al martello. Dobbiamo stare molto attenti. Mano in seconda posizione. Verstappen ne ha di meno all'interno di Verstappen. Un super sorpasso per noi. Verstappen ci resta sotto. Qui abbiamo tagliato tanto. Abbiamo rischiato la penalità. Tutto il gruppone molto unito. C'è un po' di spezzettini per le varie collisioni iniziali. Vediamo se ci sarà qualche pit stop subito. Non sembra. Una collision molto leggera forse alla partenza. Verstappen ci resta dietro, non ci molla. Ricordo la difficoltà esperto, quindi molto più alta degli scorsi gran premi, ma la Manor non molla neanche a difficoltà esperto, non molla. Due di 5 signori. Ti miglioriamo di 2,1,94 questo giro. Verstappen non molla, intanto Raikkonen ha risorpassato Hamilton, quindi si sta buttando all'inseguimento di Verstappen. Si era leggermente addormentato alla terza curva. È stato risucchiato sia da noi che da Hamilton che da Verstappen, il pole man di giornata, Kimi Raikkonen. Ottima tagliatura lì signori, quella tagliatura si può fare, non te lo dice neanche il computer della restrizione. Davvero importante quella tagliatura lì, di curva, di chicane. Buono. Giro veloce, 1.41, 365 per Kimi Raikkonen. Sta letteralmente volando la Ferrari. Terza posizione. Sembra ormai aver messo il mirino Max Verstappen. Guardate com'è incollato Raikkonen a Verstappen. Sembra un cannibale Raikkonen.
perdiamo molto, quella curva lì non la riesco a fare, proprio quella lì dove io ho fatto l'incidente in prove libere 1 e poi sono dovuto fare le prove libere 2 per la prova qualifica. E già avevano detto che andavo molto bene, infatti poi in qualifica ho strappato la terza posizione con la Manor a difficoltà esperto. È davvero un'impresa già stare in testa alla corsa. Vabbè che il gran premio di casa della Manor magari dà qualcosa in più, poi è uno dei miei gran premi preferiti anche questo, ma la gara è ancora lunga, tosta e dura. Noi siamo un piccolo team, loro sono dei giganti. E infatti Verstappen, Raikkonen e Hamilton mi hanno ripreso tempo di un giro di osservarmi. Stiamo andando sul 4 di 5 adesso, 3 di 5 che finisce qui, inizia il 4 di 5 penultimo giro. Hamilton giro veloce 1:41 361, 4 millesimi più veloce di Raikkonen nello scorso giro. Raikkonen su Verstappen, se lo guardiamo in diretta, sorpasso effettuato da parte di Kimi su Max. Kimi si butta verso di noi. Io qui ho paura con Kimi alle calcagna. Vediamo. Qui abbiamo rischiato di andare lungo, abbiamo già dato un bello strappettino a Kimi. Loro lasciano il DRS aperto. Una zona DRS. Oh, me l'ha segnalato stavolta. Forse perché sono molto vicino, cioè Raikkonen è molto vicino a me. Sarà un ultimo giro di fuoco. Eh sì. Raikkonen ha dato uno spezzettino a Max dietro. È intenzione di portarsi a casa la testa della corsa. Ultimo giro, signori, ultimo giro. Siamo andati più piano di un secondo e mezzo. Raikkonen ormai su di noi. Chiudo la traiettoria, vediamo, gli lascio l'esterno. Ottima tattica, ottima tattica. Ah! L'errore, l'errore! Io ho lasciato l'esterno, ma lui ha superato la curva dopo. Raikkonen, attenzione, si va a prendere la testa della corsa. Dopo la pole position all'ultimo giro subiamo il sorpasso da Kimi Raikkonen, incredibile, incredibile. Non perdiamoci d'animo, signore, andiamola a prendere. Max Verstappen prova a superarci addirittura, è una beffa. A me va benissimo il podio, va benissimo il podio, però perdere la corsa con un sorpasso all'ultimo giro, davvero molto brutto. Qui abbiamo DRS aperto, recuperiamo forse qualcosa su Kimi. Non c'è spazio per sorpassarlo, forse ora dopo sì. Vediamo, vediamo. Kimi sembra andarsene, velocità assurda della Ferrari qua fronte a noi. Attenzione, attenzione! No, penalità di 2 secondi. Penalità di 2 secondi. Attenzione all'ultima chicane su Raikkonen all'interno. Sì. Sorpassato Raikkonen. Abbiamo 2 secondi di penalità. Speriamo almeno di essere rimasti sul podio. Quarti. Non ci credo. Quarti. Quarti, tutto il tempo in testa, tranne il primo giro,
e poi chiudiamo quarti perché veniamo penalizzati per il taglio curva. Raikkonen primo, Vettel secondo, Lewis Hamilton terzo e Yuri Martini quarto in Manor. Ma è un grandissimo risultato comunque per noi, signori. Siamo partiti terzi, chiudiamo quarti, ma penso sia un'impresa già essere stati qualificati terzi e soprattutto essere rimasti per tutto il tempo in testa. Vediamo, è il momento del podio. I piloti escono, finisce così. Un uomo in tutta rossa sale sul gradino più alto. Fantastica vittoria per la Ferrari. Brutta, brucia tanto questa sconfitta. Come questi risultati si riflettono nel sulla campionato del mondo. Siamo terzi, scendiamo piloti, e Raikkonen passa in testa al mondiale. Secondo te chi è il peccato. Ecco, questo è tutto, signori. Io vi saluto e vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale, a condividere il video e noi ci vediamo al prossimo Gran Premio. Ciao a tutti.